Bellezze, ragazzi, 100 bellezze. Questi continuano, questi non si fermano, questi stanno andando a vincere lo scudetto. Ragazzi di Fuorigrotta, Bagnoli, Chiaia, Pallonetto, Mergellina, Vomero, Scampia, ovunque voi siate, incominciate a prepararvi perché dovete festeggiare. Io guardate in giro, sento tutti dire: questa è la volta del Napoli e vogliamo che vinca il Napoli perché vi vogliamo vedere festeggiare, ragazzi. C'è tutta una nazione dietro a voi, però, attenzione, un pensiero in queste giornate va agli amici della Juventus. Questo è il pensiero, scusate, perché è l'unica cosa che non ho voluto fare l'ironico ieri, però un po' ci stava, giusto? Ci stava. Perché ne abbiamo viste tante. Io spero che questo campionato vada a vincerlo tranquillamente il Napoli 100 bellezze. Tranquillamente il Napoli 100 bellezze la deve vincere questa competizione, perché gioca meglio degli altri. Perché a Salerno, dopo quello che è successo, che hanno mandato via Nicola, è tornato Nicola, i ragazzi della Salernitana hanno giocato, è il Napoli che è forte. Ragazzi, è il Napoli che è forte. Queste sono partite scudetto. Queste sono quelle partite che è scontato che vinca il Napoli e vince il Napoli. Non scivola il Napoli. Non scivola. Ci sarà l'Inter che secondo me prenderà a rullare punti e magari si avvicina, forse, ma troppo lontano. Troppo lontano. Il Milan ci credo poco. La Juventus è, non so dove è finita. La Juventus sa dove è finita. Ma chi se ne frega di dove è finita la Juventus? E quindi è un campionato davvero che ci sta dicendo questo, ci sta dicendo che il Vesuvio ha voglia di festeggiare, incominciate a prendere davvero in considerazione la possibilità di vincere questo scudetto già ad aprile, a inizio maggio. Il Napoli è troppo avanti, il Napoli è troppo a un orizzonte troppo vicino rispetto agli altri. L'orizzonte del Napoli è lì, si tocca con le mani, ragazzi, capite? Questa è davvero una cosa importante. Oltretutto, ha troppi giocatori, gioca Elmas, segna Di Lorenzo, c'è Zielinski, già Osimhen, Kvaratskhelia se c'è, non c'è, beh, non importa, tanto abbiamo Lozano, abbiamo Politano, di tutto e di più. Hanno di tutto e di più, giocatori al pieno nel pieno. Le De Laurentiis bisogna solo fare un applauso per come non solo ha costruito la società, che è una società sana, ma come ha costruito questa squadra. È una squadra di giovani, è una squadra di gente che ha voglia, che sente questo traguardo. E anche Spallettone, Spallettone pure bisogna dirgli bravo a Spallettone perché sta gestendo bene. Attenzione, all'inizio tutto poteva essere una questione di esaltazione. Lui non si è mai esaltato. Lui non si è mai esaltato e non solo. Vi ricordate quando durante la preparazione estiva lui mandò via Osimhen? Vi ricordate che c'era questo video che girava dove lui si era detto alla squadra: qua comando io. Se mi vogliono esonerare, mi esonerano, ma qua comando io. C'è tutta una sorta, una specie, una situazione per cui Maradona deve vincere. Diego Armando Maradona vince con l'Argentina e vince con il Napoli, ragazzi. È vero così, è davvero così. Sta succedendo davvero. Il Napoli si va a prendere uno scudetto e diciamoci la verità: non meritato, strameritato anche per come il Napoli è stata l'antagonista di una certa Juventus negli anni passati. Il Napoli è stato secondo per più di una volta, è stato vicino a vincerlo lo scudetto. E con bilanci, con situazioni che se ne frega questa qua. Io sto parlando solo di calcio, solo esclusivamente di calcio. È giusto che dopo tanti anni che sei stato vicino, è giusto anche al sud che venga al sud uno scudetto, altrimenti la palla rimane sempre là. La palla rimane sempre là e non ci divertiamo. Certo, se non dovesse vincerlo il Napoli, a me piace l'Inter, che io sono interista, però io ho tanto, quest'anno ho tanta voglia che vinca il Napoli, perché 100 bellezze, non 1, 2, 3, 4, 5, 100 bellezze. Questo è importante. Ma si è spento tutto perché appena dico 100 bellezze, qua tutto si spegne e tutto si esalta. Ragazzi, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo.
Oggi mi sono permesso questa piccola ironia verso gli amici juventini, però sapete, finisce là, nel senso io non sono uno che ha parlato male di questa storia della Juventus, ho detto solo che gli anni che vengono per la Juventus saranno anni di senza coppe, queste cose qua. Vabbè, farò un altro video per quello. Detto questo, iscrizione, campanella, seguitemi su Instagram, DicoCTN08 e su TikTok, DicoCTN. A più tardi, ciao ciao ragazzi.